L'incubo di Cadragor. Empie voci scuotevano l'oscurità, starnazzando in modo crudele, quasi derisorio, nei confronti della condizione del nordico. Quanto sangue avrebbe potuto ancora versare prima del trapasso? Cadragor aveva già oltrepassato la sottile linea di confine che separava la vita dalla morte. La sua vendetta lo aveva reso in un qualche modo immortale, eterno, marchiato a fuoco nel flusso della sua storia. Ma un uomo rimane pur sempre un uomo, ed esistono cose ben peggiori della morte per chi, come il nordico, è intrappolato in una storia lontana dalla sua realtà, eppure così tremendamente dolorosa. Per questo, la schiacciante sensazione che lo faceva sentire così piccolo parve amplificarsi ulteriormente quando quei versi lo circondarono e l'oscurità si accese di un nugolo di occhi in caduta libera sulla sua inerme figura. «Venite a incontrare la vostra morte, maledetti!» Gli bruciò in gola quella maledizione e con tetra sorpresa il nordico si rese conto di non essere riuscito a esprimerla. Nessun suono, nessuna voce, solo quelle raccapriccianti risate. Gli occhi erano ormai su di lui. Cadragor non si diede però per vinto. Sentì l'aria calda risalirgli lungo la gola, far danzare le corde vocali quasi da sentirle lacerarsi per lo sforzo, ma la sua lingua non accettò di ballare a tempo. In preda alla collera, come ci si sarebbe forse aspettati da un animale, il nordico si infilò le mani in bocca con prepotenza e scavò disperatamente sin dentro la sua gola, alla ricerca della propria lingua, arrivando a graffiarsi il palato con le unghie. Non aveva più la lingua, e neanche i denti. Un grido muto esplose nella sua testa. Non aveva mai provato una simile sensazione di impotenza. Quegli enormi occhi presero finalmente forma quando un sole cremisi montò su un orizzonte languido, liquido, corrotto. Enormi gabbiani, gocciolanti di sangue infetto, privi del loro piumaggio e mostranti la nuda carne, con le fibre pulsanti per lo sforzo, planarono sulla carcassa alle spalle di Cadragor. Era egli stesso, enorme, inerme, morto. Tentò invano di proteggere il suo ciclopico cadavere, ma ogni beccata di gabbiani sul suo alter ego era vivida nella sua mente. Avvertì l'atroce schiocco della mandibola, i propri occhi cavati dai becchi affilati, i nervi venir sfilacciati e risucchiati via come vermi dalla riva. Cadde prono, preda di violente convulsioni. La sua mente agonizzava nella più cruenta sofferenza. Poi un altro gabbiano raccolse la sua inerme spoglia, sollevandolo verso il cielo. Vide una tenue luce aprirsi in quel cielo sanguinolento, ma non abbastanza forte da trattenerlo. La spiaggia di Ardesia, ruggendo come un mescolarsi d'ossa, si protese verso il cielo in un unico ramificato artiglio che finì per squarciare in due il gabbiano. Cadragor precipitò. La spiaggia sotto di sé emise un singulto, come il verso di un infante, prima di aprirsi in un gorgo di tenebra ruvida. Il nordico vi affondò come se fosse pece. Sentì quel liquame forzare la sua bocca, come una lingua rovente, sino a penetrarla e inondarlo. Si sentì annegare, e la sabbia lo inghiottì. Ma prima che potesse arrendersi alla morte, sentì il suo corpo precipitare, i polmoni liberarsi di quel liquido ora scomposto in fumo, l'aria gelida riempirgli il corpo. Infine, lo schianto. Cadragor rantolò. Era vivo. Era morto. Tutto quello che poté percepire era una dilagante, eterna agonia. Non vi erano luci in quel luogo. Eppure il nulla vibrava d'oro e porpora. La terra pulsava, percorsa da arterie accese di un liquido benefico, nel quale annegavano teste di uomini e donne. Ognuna di esse apparteneva a una sua vittima. Le ricordava tutte. E più le guardava Cadragor, più potevo dire i loro lamenti, le loro maledizioni, imploravano vendetta. «Zitti!»
Zitti! Ringhiò il nordico premendosi i palmi contro le orecchie, ma quelle voci erano nella sua testa. No, erano nelle sue vene e vide quei volti affiorare sulla sua pelle. Vendetta! Gridavano disperati. Cadragor, ormai in preda alla follia, prese a graffiarsi disperatamente, strappandosi via lembi di carne. Il sangue fiotò fuori dal suo corpo, assurgendo a nuova vita dinanzi a sé, sotto lo sguardo impotente del nordico. Due erano le teste, entrambe prive di occhi e naso, ma dotate di bocche oblunghe, verticali, puntellate di spade seghettate. Il corpo mastodontico era un disarticolato assembramento di braccia e gambe tenute insieme da una lunga colonna vertebrale. Lo schiocco delle ossa era assordante. Cadragor di Lunamar, la via è chiusa, sentenziò il guardiano, la voce doppia, strozzata. Dove sono? Tuonò il nordico. Ovunque. E da nessuna parte. Un luogo perduto fra i piani dell'esistenza. Fammi uscire! Sei sicuro di volerlo? Cadragor esitò. Infine annuì. Va bene. Gli arti del guardiano lo ghermirono. Cominciò a sbucciargli la pelle come se fosse la buccia di una cipolla, a partire dalle mani e dalle braccia, snodando la carne. Le grida di Cadragor furono presto inghiottite da quelle fauci affilate. Ancora, ancora e ancora, in un perpetuo ripetersi, sino all'oblio. E alla fine ho deciso di lasciarmi completamente travolgere dai vostri consigli e quindi ho scritto lo stesso una parte alternativa del capitolo dove Cadragor vive effettivamente un incubo. Spero di aver soddisfatto le vostre richieste. Diciamo che questo era una specie di episodio What If della storia di Cadragor. Qui sopra trovate il link per la storia ufficiale e quindi per il proseguimento normale dell'avventura. Io spero di avervi intrattenuto con questa piccola avventura. Noi ci vediamo fuori dall'incubo. Ah, ora che hai vissuto quest'incubo, almeno lascia un mi piace, oppure iscriviti, maledetto.